Un nuovo prodotto dell'ingegneria genetica è stato scoperto presso l'Università Duke a Durham, negli Stati Uniti. Tale prodotto contiene un gene denominato TBF1 che inattiva un altro, l'NPR1. Così facendo, libera degli agenti antimicrobici che rafforzano le difese naturali delle piante in caso di infezione e solo in tale caso, senza danneggiarne la crescita. Introdotto nella piantagione di riso, tale sistema ha mostrato di sapergli conferire, almeno in laboratorio, una resistenza alla batteriosi e alla pericolariosi, un fungo che provoca il 30% delle perdite annue nell'agricoltura mondiale. Non resta dunque che realizzarne test su vasta scala e anche su altre patologie per verificarne l'efficacia. Primo appuntamento quest'oggi, mattina e pomeriggio, presso i giardini pubblici di Cremona con Pan di Fiabe, il laboratorio per bambini promosso dal Cerchio Onlus nell'ambito delle iniziative pensate per Pane in Piazza, la kermesse presentata martedì scorso presso Sala Guerrini di Palazzo Vidoni, promossa da Confcommercio assieme al gruppo provinciale Panificatori e ad altre realtà imprenditoriali di settore del territorio. L'evento si svolge in una tensa struttura da circa 250 metri quadri, attrezzata con un vero e proprio forno in grado di preparare baguette, soffiati, focacce e pizzette. Sempre quest'oggi sono in programma anche esibizioni di karate con gli atleti dell'associazione Shindo. Pan di Fiabe tornerà ancora domani, giorno del gran finale, con aperitivo serale sempre presso i giardini pubblici di Piazza Roma a Cremona. Si è svolta ieri sera presso la sala conferenze della Società Filodrammatica Cremonese la manifestazione conclusiva del concorso di prosa e poesia Paolo Brianzi 2017. In un clima di commozione e condivisione, grazie anche ai brani eseguiti dal coro diretto dal maestro Pierpaolo Vicolini, si è fatto festa ai partecipanti al premio letterario, attualmente ospiti della casa di riposo Elisabetta Germani di Cingia de' Botti. Qual è il bilancio che se ne può trarre? Si può trarre un bilancio estremamente positivo per la valenza dei partecipanti e per la larghezza territoriale che ha investito nei vari interessi culturali e letterari, per cui abbiamo avuto delle partecipazioni da Pavia, da Milano, dalla Brianza, oltre che in territorio cremonese. Inoltre si è creata una sorta di simpatica collaborazione indiretta fra le persone anziane della Fondazione Germani Cingia de' Botti e i bambini delle varie scuole che hanno partecipato al concorso. I brani sono stati scritti in italiano e in dialetto. Quali i temi più ricorrenti? L'amore fra persone, l'amore verso la natura, l'amore verso gli animali, e questo è il tema che ha maggiormente sollecitato la fantasia e la creatività dei partecipanti.